Tutti sanno che si possono trovare in rete innumerevoli oggetti, attrezzature, attrezzi ed invenzioni create per, così dire, renderci la vita più semplice o per distrarci. Un buon numero di questi oggetti si trovano nelle nostre case e vengono usati quotidianamente, altri, di cui ormai non possiamo quasi più farne a meno. Alcuni oggetti utili consentono di facilitare la vita della gente, sono stati messi in commercio in passato per poi essere finiti completamente fuori moda. Ecco le 20 cose più strane che è possibile comprare su internet. I reggiseni per bibite. Un'azienda britannica ha concepito un nuovo tipo di reggiseno avendo due caratteristiche principali. La prima è che fa sembrare il seno più grande. In secondo luogo, possiede un doppio strato incavo che può essere riempito con qualunque liquido, che sia acqua, succo di frutta o qualsiasi altra bibita. La capienza di questo reggiseno è di 750 ml. È disponibile in taglia piccola o in taglia media. È anche dotato di un tubo lungo laterale grazie a cui puoi goderti in qualsiasi momento del succo di frutta o tutt'altro liquido trovandosi nel reggiseno. Secondo il suo inventore è assolutamente comodo, invece il rischio di infiltrazione rimane il suo unico lato negativo. La pietra di compagnia. Conosci gli animali di compagnia? Adesso scoprirai le pietre di compagnia. Effettivamente, nel 1975, un americano decide di mettere in commercio pietre banali in scatole bucate per farne degli animali di compagnia. Quindi una guida di istruzioni descriveva i modi in cui occuparsene. Se il pet rock perde rapidamente la sua popolarità, Gary Dell è tuttavia diventato milionario in meno di 6 mesi, secondo Wikipedia, benché il suo sasso non fosse niente di che. Per sfruttare di nuovo il filone, una versione da collegare via USB è attualmente in commercio. A differenza dell'originale, l'USB Pet Rock ha in più l'inconveniente di consumare energia. Un ombrello per tutto il corpo. Conosciamo tutti l'ombrello classico che in un certo modo ci protegge dalla pioggia, però siccome l'ombrello classico non è completamente efficiente, bisognava inventare l'ombrello destinato a proteggere tutto il corpo, come puoi vederlo qui. Questo oggetto curioso è dotato dello stesso tipo di manico di un ombrello normale, solo che copre tutto il corpo e lo protegge dalla testa ai piedi. Basta inserirlo mettendolo sopra la testa, poi aprirlo fino alla fine in questo modo. Questo ombrello si caratterizza anche per la presenza di un'apertura sul viso, così se incontri un amico per strada, ad esempio, puoi discutere con lui attraverso questa apertura qui. Tra i suoi inconvenienti c'è ovviamente la sua forma peculiare molto vistosa, senza dimenticare la scomodità nei movimenti per quello che lo indossa. Le parrucche per bambine Baby Bangs. Mancano dei capelli alla tua dolce bimba di 6 mesi e la gente la prende per un bimbo? Baby Bang corregge il tiro e viene in aiuto alle bambine che hanno tutto tranne i capelli. Così il marchio mette in commercio parrucche sorrette da una benda, da un fiore o da un diadema. Sono personalizzabili modificando il taglio, la misura, il colore o gli accessori. Il Wine Glass Grip. Per quelli che hanno qualche difficoltà a tenere i loro bicchieri per il vino, il Wine Glass Grip guida il posizionamento delle dita per una presa corretta del piede, evitando così di riscaldare il vino toccando il pallone. Invenzione geniale per i bambini, anche se bisognerebbe riuscire a farli bere in un bicchiere con il piede. Ma il prodotto si rivolge proprio agli adulti, in modo che riconoscano i loro bicchieri e non rovescino la propria bevanda quando il loro tasso alcolemico è alto. La fascia porta telecomandi. Hai voglia di controllare tutto senza muoverti dalla tua poltrona? Questo cappuccio consente di mettere a posto i propri telecomandi e di trovarli in un batter d'occhio. Per questo basta mettere un velcro dietro agli apparecchi e fissarli intorno alla testa. La sedia Hawaii. A prima vista la sedia Hawaii somiglia a una sedia d'ufficio normale, eppure il suo aspetto costituisce la sua unica caratteristica comune. Infatti è dotata di un sistema speciale per il controllo del movimento, perché il suo sedile si muove producendo dei movimenti circolari, esattamente come farebbe un cerchio di hula hoop. La sedia è concepita specificamente per far lavorare il corpo quando è seduto, come se fosse un attrezzo da sport. Le sue vibrazioni e i suoi movimenti aiutano il corpo a muoversi. Quindi se provi a rimanere immobile, allora perderai l'equilibrio e cadrai. L'inventore della sedia Hawaii pensa che appare tra le invenzioni più importanti nel settore degli apparecchi sportivi e che non deve essere presente soltanto in un ufficio o sul posto di lavoro, ma anche in ogni casa. Sostiene pure che è possibile leggere, telefonare e pure lavorare davanti al proprio computer, essendo al contempo sedutici sopra.
Dal punto di vista pratico sembra tuttavia difficile per chiunque voglia compiere un lavoro importante rimanendo seduti su una sedia del genere. Una museruola becco d'anatra. Hai bisogno di un'alternativa migliore per il tuo compagno a quattro zampe? Non cercare più in là. Questa invenzione consentirà al tuo cane di non mordere, rendendolo al contempo più inoffensivo nei confronti degli altri padroni di cani nel parco. Basta soltanto tenere d'occhio le anatre confuse intorno al laghetto. Una tazza da caffè ferro da stiro. Hai già avuto voglia di bere il tuo caffè e stirare i tuoi vestiti con lo stesso oggetto? Io sì. Questo apparecchio usa il calore della tua bibita calda per stirare le pieghe dei tuoi vestiti. Comodo per disfarsi delle pieghe sottili, non troppo utile se rovesci il tuo caffè sul vestito da stirare. La tenda da bagno a spine. Questa strana invenzione fu creata da una designer britannica nello scopo di risparmiare l'acqua durante la doccia. Si tratta di una tenda da bagno che comprende delle specie di tasche. In caso di lunga durata o di uso di una grande quantità d'acqua sotto la doccia, queste tasche si riempiono d'aria e somigliano a delle spine. Ovviamente non ti fanno per niente male, ma ti costringeranno in un certo modo a finire la tua doccia in tempo record, vale a dire in 4 minuti al massimo. Un passeggino per bambino, monopattino, ibrido. Se hai bisogno di fare velocemente la spesa da qualche parte e non hai accesso a un'auto o ai trasporti pubblici, puoi usare questo passeggino ibrido e ti sposti così ad una velocità superiore. Come era prevedibile, dei problemi di sicurezza sono stati sottoposti, ma sembra che sia dotato di freni specifici che consentono di fermarsi e prendere una curva in modo sicuro. Un asciugacapelli ondulatore. Questo aggeggio è stato concepito specificamente per quelle a cui piace avere i capelli ondulati. Si tratta di un asciugacapelli normale, ma come puoi notare, viene fissato una specie di recipiente per metterci i capelli prima di accenderlo. Grazie a questo potrai allora ottenere dei capelli ondulati. L'asciugacapelli ondulatore è molto particolare a causa della sua forma e del suo recipiente, il che lo fa somigliare a un mixer o a un tritacarne. Si dice che è molto efficace per i capelli densi e ondulati, tuttavia, secondo numerose persone, non ha portato nulla di davvero innovativo. Un protettore antispruzzo per ramen. Le pettinature e i ramen. Questa combinazione può essere problematica. Tuttavia, per ovviare a qualsiasi eventualità, alcuni pensatori hanno messo a punto questa geniale ma strana invenzione. Concepito per tenere a distanza i tuoi capelli dalla tua cena, ha fatto successo in Cina. Il reggiseno per le golfiste. Questa invenzione è specificamente destinata alle donne, in particolare quelle che adorano il golf e che considerano che questo gioco è indispensabile nel quotidiano. A dire il vero, è un'invenzione un po' complessa. Si tratta di un reggiseno che può trasformarsi in un tappeto da golf rettangolare. Include anche delle tasche per mettere delle palline, così come un piccolo altoparlante che emette frasi ed espressioni di incoraggiamento durante il gioco per renderlo più eccitante. Ticker, l'orologio che conta il tuo tempo da vivere. Oltre a dare l'ora, Ticker è un orologio che fa anche scorrere il tempo che ti rimane di vita. Per programmarlo ti basta compilare un questionario sul tuo stile di vita e l'apparecchio ti indicherà il giorno e l'ora approssimativi della tua morte. Secondo il marchio che lo ha creato, lo scopo di Ticker è ricordare al suo utilizzatore di godersi la vita. Lanciato su Kickstarter, l'orologio ha raccolto non meno di $98,000 ed è ormai in commercio a 79. Il portachiavi con false bollicine. Essere dipendente a strani piccoli vizi è abbastanza comune. Ci sono quelli che schiacciano freneticamente sui pulsanti delle biro o quelli che sono dipendenti da odori strani come quello della benzina, ad esempio. C'è anche quella famosa dipendenza, abbastanza diffusa, che consiste di far scoppiare i sacchetti con bollicine che vengono usati come confezioni di plastica. Per un motivo misterioso, questo gesto è apprezzato da numerose persone e il rumore provocato dallo scoppio delle bollicine ha pure un effetto psicologico piacevole per alcuni. Quindi per quelli a cui piace far scoppiare queste bollicine, un'azienda giapponese ha concepito l'oggetto ideale. Si tratta di un portachiavi che somiglia a un sacchetto di bollicine. Comprende tasti esattamente simili alle bollicine di plastica che emettono un rumore identico al loro scoppio. Oggi i suoi inventori sanno che si tratta di una dipendenza difficile da abbandonare. Ecco perché il portachiavi è dotato di un sistema di stop automatico che si innesca dopo aver schiacciato per 100 volte sui tasti. Poi è possibile tornarci un po' più tardi e divertirsi di nuovo con il rumore magico degli scoppi. Il cappello scorrevole di carta igienica.
Per non cercare più fazzoletti di continuo, quando si ha il raffreddore, la soluzione migliore rimane quello di averlo sopra la testa. Questo tipo d'oggetto è caratteristico del movimento giapponese Chindogu, che consiste nell'inventare dei gadget utili ma inutilizzabili. Tra l'altro è stato creato da Kenji Kawakami, l'inventore di un centinaio di prodotti come il Butter Stick, burro sotto forma di bastoncino, l'ombrello integrale o gli High Heels Training, vale a dire di tacchi alti con rotelline per allenarsi. Per definizione i Chindogu non possono essere depositati o messi in commercio. I VC mobili. L'inventore britannico Colin Firth ha concepito un'invenzione che consente di risolvere un doppio problema: il bisogno di andare in bagno quando si è fuori e l'insufficienza di bagni pubblici nelle città. Dopo 3 mesi di lavoro lanciò la sua invenzione sorprendente, i WC scorrevoli o mobili. Si tratta di bagni che funzionano con l'aiuto di un motore di capacità di carburante 8,5 pollici cubi che si trova sotto il sedile. Sono anche dotati di un serbatoio d'acqua e sono caratterizzati dalla facilità di drenare quest'acqua. In più basta premere un tasto per pulirli. I WC, così come i pneumatici, funzionano grazie alla benzina e la loro velocità può raggiungere 96 km orari. Oltre alla stranezza di questa invenzione e alla difficoltà del suo utilizzo dal punto di vista concreto, la sua guida ad alta velocità può provocare il getto dell'acqua del serbatoio. In più la guida di questi WC mobili rimane molto rischiosa, pure a velocità ridotta, perché la posizione da seduto è relativamente scivolosa ed è molto difficile rimanere stabili. Quale invenzione ti ha sorpreso di più e ha attirato di più la tua attenzione? Se un giorno pensi di procurarti una di esse, quale sarebbe? Ci puoi dare la tua opinione nei commenti. A presto!